La ricetta calabrese della nonna delle melanzane sott'olio a crudo con peperoni e cipolle di Tropea è favolosa. Non possono mancare nel tipico antipasto alla calabrese insieme ad altri sott'olio, salumi, ricotta fresca, formaggi, eccetera. Ottime anche per farcire insieme salumi e formaggi deliziosi panini e anche su di una bruschetta con l'aggiunta di qualche filetto di acciuga sott'olio alla calabrese. Vuoi provare a farle con il metodo collaudato da nonna Picetto? Spremi i limoni, versa il succo in una ciotola e riempila di acqua. Sbuccia le melanzane, taglia le striscette e mettile immediatamente nella soluzione di acqua e limone. Questa è la stagione delle conserve e quelle fatte in casa sono completamente diverse da ciò che si trova in commercio. Ovviamente sono laboriose, ci vuole pazienza e voglia di offrire a chi si vuol bene prodotti buoni e genuini. Sbuccia e taglia le cipolle. Mettile in un contenitore e aggiungi un bel pizzico di sale fino o grosso. Questo contenitore in coccio si chiama in Calabria salaturo. È caduto tutto, mannaggia. Taglia i peperoni, elimina i semi e i filamenti bianchi interni. Tagliali a pezzettini e mettili nel contenitore a strati. Uno strato di peperoni e una manciata di sale. Che peccato, lo scolapasto che mi aveva regalato mia suocera tantissimi anni fa si è rotto. Scola le melanzane e mettile nel contenitore a strati, uno strato di melanzane e una manciata di sale. Copri con un piattino o altro, io uso un tondo di legno specifico e sistema un peso di sopra. Io ho usato due bottiglie piene di acqua. Lasciale sottosale almeno 12 ore per eliminare i liquidi delle verdure. Come puoi notare, hanno perso molta acqua. Rigirale bene, scolale e strizzale molto bene con un torchietto o schiacciapatate o tra le mani per eliminare tutta l'acqua. Troverai tutti i dettagli, ricetta spiegata passo dopo passo e curiosità sul blog ricettario di Nonna Picetto. Una volta ben strizzate, sistemale nuovamente nel contenitore e versa abbondante aceto di vino bianco. Copri con il tondo e sistema il peso per mantenerle al di sotto del livello dell'aceto. Lasciale in ammollo per 3 ore. Nel frattempo trita gli aromi prescelti. Io uso peperoncino, aglio e menta. Sistemali in un colino con altro contenitore al di sotto, metti un pochino di sale e sistema un peso di sopra. Trascorse le 3 ore, scola le verdure dall'aceto e strizzale molto bene insieme agli aromi tritati. Anche in questo caso utilizzerai il torchietto oppure lo schiacciapatate o strizza bene strizzando forte forte tra le mani. Una volta ben strizzate, mettile in una ciotola, condiscile con abbondante olio e mescola bene.
schiacciale e compattale. Assaggiale se sono giuste di sale. Versa altro olio e copri con un coperchio o pellicola. Lasciale riposare 12 ore per farle ben insaporire. Sterilizza nel frattempo i vasetti, i tappi e i presselli e lasciali asciugare molto bene. Versa un pochino di olio nei vasetti e riempili pressando bene ogni strato. Inserisci i presselli per mantenere le melanzane sotto al livello dell'olio. Pulisci i bordi, versa l'olio necessario e chiudi. Controlla per una settimana che l'olio non sia sceso di livello. In caso fai un bel rabbocco. Le nostre melanzane sott'olio sono pronte per essere conservate tra le golosità in dispensa. E ora, come sempre, un grandioso saluto da nonna Pigetto.